Perché guardare solo il prezzo? Anche la qualità è importante. Per questo Mobilia ti offre solo prodotti realizzati in Italia e con garanzia certificata, come i prodotti Spar Arredo, che questo mese sono super scontati. La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e giustizia, dal 1962, garantisce la tua sicurezza. Hanno tentato il colpo a notte inoltrata in un'abitazione di via Vecchia Versa, a Villa Literno. Tre ladri sono giunti sul posto a bordo di una BMW bianca, l'hanno parcheggiata all'esterno della villa e sono entrati. Sono riusciti ad impossessarsi di denaro e altri oggetti di valore e anche delle chiavi di un'auto. Il proprietario di casa, un meccanico del posto, si è accorto del furto e non ci ha pensato su due volte. È uscito sul terrazzo impugnando la sua pistola e ha esploso alcuni colpi all'indirizzo del ladro che era alla guida della sua auto. Il malvivente ha abbandonato l'auto appena rubata e si è rifugiato nella BMW con a bordo gli altri due. Insieme i tre hanno tentato la fuga in direzione Casal di Principe, ma sono tornati indietro perché uno di loro è deceduto lungo il cammino. Poco dopo, infatti, all'ospedale Moscati di Aversa, i due superstiti hanno abbandonato il cadavere del complice. I carabinieri sono alla ricerca dei due fuggitivi. Nelle campagne di Gricignano d'Aversa è stato invece ritrovato il veicolo utilizzato per il colpo, completamente bruciato. La moglie dell'uomo che ha sparato ad uno dei ladri uccidendolo si è detta sotto shock. È stata una nottata terribile, non è bello sparare a una persona, ha dichiarato la donna, ma è l'ottava volta che vengono a rubare. Se questi banditi ci avessero detto che avevano bisogno di soldi, li avremmo aiutati, come abbiamo fatto altre volte. La moglie del meccanico ha poi raccontato la dinamica dell'accaduto. È stata mia figlia ad avvertire la presenza dei ladri. Io, mio marito, l'altra mia figlia e mio figlio stavamo dormendo e non ci siamo accorti di nulla. Eppure i ladri hanno rovistato nella stanza di mio figlio, si sono impossessati di un portafoglio con 1.000 euro in contanti, delle chiavi della macchina e del telecomando del cancello automatico. Quando è tornata, mia figlia è stata affiancata da un'auto, quella probabilmente dei banditi, e ha notato che dal cancello di casa nostra stava uscendo l'auto del padre. Ha capito che era in corso un furto e con il cellulare ci ha avvisato. Mio marito ha preso la pistola, è uscito fuori al balcone e ha fatto fuoco verso la sua auto. I ladri mi sembravano stranieri, ha concluso la donna. Si sono concluse la settimana scorsa le attività di polizia giudiziaria che si sono svolte tra Caserta, Modena e Bari ad opera dei carabinieri di Aversa e che hanno portato all'arresto di 4 cittadini albanesi gravemente indiziati a vario titolo di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. 5 le donne provenienti dall'est europeo che venivano avviate alla prostituzione dagli indagati, protagonisti, secondo gli investigatori, anche di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso alla fine di una complessa attività di indagine condotta tra aprile 2013 e giugno 2014. Coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. I militari hanno sequestrato complessivamente circa 19 kg di droga, 3 albanesi sono finiti in carcere, 1 invece ai domiciliari. Momenti di panico e tensione stanotte a Portico di Caserta, dove un furgone parcheggiato lungo la centralissima via Roma nei pressi dell'incrocio con via Alessandro Volta ha iniziato a prendere fuoco. Fiamme alte oltre un metro avvolgevano il furgone Fiat Fiorino uscendo dai finestrini fino ad arrivare al tettuccio. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Caserta, allertati da alcuni passanti che sono riusciti a domare le fiamme. Intanto sono ancora in corso le indagini dei carabinieri di Macerata Campania volte a far luce sulle cause che hanno provocato l'incendio del veicolo che, secondo una prima ricostruzione, era stato parcheggiato lì dal proprietario residente nella vicina via Iudice, dopo che il meccanico, che si trovava a pochi metri più avanti, gli aveva fatto una valutazione per poter aggiustare il veicolo. Stamane la zona è stata interamente pulita e si attende ora l'esito dei rilievi effettuati sul veicolo. Fortunatamente nessun ferito, ma solo tanta paura per la grande nube di fumo che ha svegliato nel cuore della notte i residenti. Reggio di Caserta aperta sia il giorno di Pasqua che il lunedì in Albis, ma attenzione, nel giorno di Pasquetta saranno aperti solo gli appartamenti storici e quanto fanno sapere dall'ufficio stampa del Monumento Vanvitelliano, nella giornata di domenica la Reggia sarà aperta con i consueti orari, mentre lunedì 28 marzo saranno aperti solo gli appartamenti con orario di visita 8:30-19. Per martedì 29 invece resta confermata la chiusura settimanale. Nessun picnic scampagnato, gita post Pasqua, dunque nel Parco Patrimonio dell'UNESCO, una scelta che farà sicuramente dispiacere i più giovani, ma che di certo assicura il divieto di accesso a barbecue e pastiere, almeno per questa volta. Intanto sui social network è già scontro aperto tra favorevoli e contrari alla Pasquetta nel Parco Reale. C'è chi parla di incubo Pasquetta e chi invece ricorda che peggio del lunedì dell'Angelo c'è solo il giovedì successivo, altro giorno ma stesso scempio.
Via! Noi di Punto Pro siamo una bella squadra. 1200 officine in tutta Italia che si prendono cura di tutti i modelli e marchi di auto con la massima professionalità e convenienza. Vai sul sito puntopro.it e cerca l'officina più vicina a te. Punto Pro, metti a punto la tua auto. Allimatola Eurogronde e la tua gronda è servita. Chiama 0823 48 11 16. Ti risponde l'ingegner Di Lorenzo. Pronto, Eurogronde. Da sempre al tuo fianco con Eurogronde. Sponsor ufficiale Autolinee Damiano. Per concludere la 24esima giornata di basket in Lega A manca solo il posticipo del Palamaggio. La Pasta Reggia di Coach dell'Agnello stasera alle 20.45 ospita la Reyer Venezia, squadra dal roster superiore sulla carta sia qualitativamente che come numero di giocatori. Alla Juve i due punti servono come il pane per non complicare il discorso salvezza, a maggior ragione dopo la vittoria di ieri della Manita al Torino, ancora ultima a quota 14 punti. I bianconeri, 4 punti più in alto, hanno anche il vantaggio dello scontro diretto, ma il calendario non è semplice, ecco perché tra le mura amiche di Castelmorrone non si può sbagliare. Dall'altra parte la Reyer cercherà di tornare al successo dopo due sconfitte consecutive, come sottolinea coach Walter De Raffaele. Veniamo da due sconfitte un po' particolari, nel senso veniamo da due buone insieme partite giocate contro le due squadre che stanno controllando la stagione. Quindi due partite secondo me giocate ad alto livello, soprattutto con Reggio Emilia, ma devo dire anche con Milano, quindi due partite che ci hanno lasciato l'amaro in bocca per la sconfitta, ma anche la consapevolezza di avere la qualità per affrontare poi le prossime. È naturale che due punti ci avrebbero fatto più piacere. Veniamo a Caserta, che è un campo storicamente difficile, e lo è ancora di più quest'anno, dove la squadra sta facendo veramente molto bene, al di là degli infortuni che attanagliano un po' tutti, e quindi sappiamo della difficoltà, ma affrontiamo la partita con la volontà di vincere, perché sono punti per noi fondamentali per la corsa playoff. La casertana ha deciso, dopo il pareggio di ieri in casa del Martina Franca, è stato esonerato mister Romagnello. Il tecnico ieri pomeriggio era sembrato già molto deluso. Sicuramente sono le espulsioni fisiche, perché i giocatori loro comunque hanno fatto forse quelli già muniti qualche fallo che dovevano essere messi fuori. Mister, è un risultato che condizionerà il resto, insomma, del campionato. Credo che adesso lo possiamo dire, la Casertana tagliata fuori da questa lotta promozione. Comunque ci sono ancora i play-off. Chiaramente noi abbiamo l'obbligo di provarci fino alla fine, di riuscire a portare un obiettivo a tempo. Che cosa è cambiato nel secondo tempo? Nel primo la Casertana è stata diciamo più propositiva, anche un po' fortunato il gol di Marano, poi nel secondo avete lasciato troppa iniziativa al Martino. Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo creato diverse occasioni, nel secondo tempo siamo un po' arretrati, però non abbiamo posto grossi pericoli, poi ci ha pensato l'arbitro a procurarci con le due espulsioni. Un momento difficile, però comunque è veramente pesante quello che è successo. Tra l'altro abbiamo perso anche tre giocatori, però giovedì ci aspetta di nuovo un'altra partita e purtroppo siamo obbligati a un solo risultato. Proprio c'è stata, diciamo, questa reazione dopo la sconfitta di Benevento, sembrava comunque c'è stata la giusta reazione, contento di questa reazione della squadra. Siamo per fare la partita, per larghi tratti abbiamo sempre posto il nostro gioco, abbiamo creato delle occasioni da gol, abbiamo trovato il gol, però al secondo tempo forse abbiamo calato un po' il nostro baricentro, e anche senza rischiare. Ma questa reazione ci deve essere anche giovedì, perché non ci possiamo permettere di fermarci.
Situazione generale di oggi, lunedì 21 marzo, relativa alta pressione interessa la nostra penisola, tuttavia infiltrazione di aria umida interessa le regioni centro-settentrionali con isolate deboli piogge. Tempo previsto su Caserta e provincia per domani martedì 22. Su tutto il territorio della provincia iniziali condizioni di cielo sereno poco nuvoloso, tendenza ad un graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio con piogge dalla serata. Temperature senza variazione di rilievo, la massima 21 gradi, la minima 22 gradi, vento da moderato atteso nord orientale, mare mosso. Tendenza del tempo per i prossimi giorni, mercoledì 23, giovedì 24, tempo perturbato con piogge, tendenza ad un miglioramento da venerdì. Temperature giovedì 24, massima 11 gradi, minima 7 gradi. Da venerdì temperature in aumento. Previsione elaborata dall'ufficio meteo di Teleprima a cura del meteorologo Gianni De Santis. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.meteocaserta.it. La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e giustizia, dal 1962, garantisce la tua sicurezza.